Dalle prime luci dell'alba di mercoledì, su ordine del giudice per le indagini preliminari del Tribunale, i finanzieri del comando provinciale sono stati impegnati nella cattura di due calabresi e di un friulano responsabili di aver ceduto nella provincia friulana oltre 3 kg di cocaina e quasi 5 di marijuana. 5 le perquisizioni in corso tra Friuli, Calabria e Toscana, un'organizzazione tutta italiana e peraltro composta da persone non proprio giovanissime. Assolutamente tutta italiana, due fratelli calabresi, un anziano signore friulano e una rete di appoggio di persone di nazionalità italiana che nella regione Friuli Venezia Giulia, ma in particolare nella provincia di Udine, distribuivano lo stupefacente per conto di questa signora. Una banda che aveva progettato le cose in grande, stavano infatti pensando niente meno che all'acquisto di un container di droga da Panama. Sì, bloccare un'operazione marittima che avrebbe portato l'introduzione di un container di droga, così è stato definito dai sodali di questo gruppo, con una destinazione di circa 12 kg di cocaina nella provincia di Udine. Era in corso di predisposizione questa complessa operazione anche grazie al fatto che l'anziano signore friulano, oggi arrestato, è proprietario di una compagnia di spedizione marittima istituita a Panama 3 anni fa e al momento inattiva. Curioso infine un aspetto delle indagini legato alle intercettazioni ambientali. L'anziano friulano con un passato nella legione francese aveva un'abitudine che lo ha messo nei guai. L'anziano friulano aveva l'abitudine di parlare nel sonno in rigorosa lingua friulana e proprio sull'operazione di tentativo di introduzione da Panama dei 12 kg era stato particolarmente esplicito, esprimendo tutte le sue perplessità sulla bontà dell'operazione e sulla serietà dei suoi interlocutori. Precisiamo che in questa operazione l'anziano avrebbe dato fondo a tutte le sue risorse, quindi aveva tutto l'interesse di poter riuscire a guadagnare quello che era il suo desiderio iniziale, ossia quasi 2 milioni e mezzo di euro a fronte di un investimento di 500 mila.